Battiamo la fiacca? Non dovevo. Mi scusi, capitano. Era per tenermi sveglio. Non ho nulla da segnalare, stia tranquillo. Tranquillo un corno. C'è la barriera corallina. Ma che diavolo è? Allarme al personale. Che succede? Fermate i motori. Sì, capitano. C'è una banda di pirati all'abordaggio. A tutto l'equipaggio. Convergere subito in sala macchine. Perché? No, muoviti in sala macchine. Luci spente. Sì, signore. Sapete, signori ufficiali, nel momento in cui vedo il comandante di un reparto di artiglieria andare in giro tutto sorridente, come se non fosse sul ponte di una nave antisommergibile, bensì su una pista da ballo durante una crociera, comincio a nutrire numerose perplessità. Volete sapere perché? Beh, perché se fossimo a bordo di una nave da crociera, intorno avremo camerieri e signore alticce, invece qui, mio caro tenente, ci sono missili e cannoni. Ah, finalmente, ci voleva proprio. Bell'idea. Con la gola secca come carta vetrata. Sania, questa è l'ultima volta che ti scrivo. So che supererai questo momento. Sto per sposarmi. Dove andiamo noi? Alla vittoria! Quanto siamo stupidi. Cosa borbotta quello? Scattare tutti in piedi! Andiamo! Forza, muoviamoci! Forza, muoviamoci! Avanti! Preparatevi all'ispezione, sfigati! Siete degli uniformi! Via, via, via! Questa è una nave da guerra! Siete amebe o fanti di marina? Dov'è il vostro orgoglio? Perché siamo qui? Per servire la patria. E una volta tornati a casa, esserne fieri. A bordo la disciplina è fondamentale. Branco di smidollati. So che siamo già al terzo mese di pattugliamento. È dura, lo capisco. Ormai siete tutti stufi l'uno dell'altro. Ma sarebbe inaccettabile farsi cogliere impreparati. Andate dalla Yamal, c'è un SOS per attacco armato. Mandatemi Tarasov e date l'allarme. Lo ripeto perché è duro di comprendonio. Non sparate, la nave trasporta gas. È strano che non si veda nessuno. Sembra l'olandese volante. Barra a sinistra, presto! Siamo sotto attacco, muovetevi! State giù, ho detto!
soldati! Cercate di restare a galla, resistete! Nessuno spari alla nave, salterebbe in aria! Coprite i ragazzi! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Salite a bordo, presto! Muovetevi! Ma Yezov dov'è finito? Cerchiamolo tutti! Ognuno ispezioni un settore! Dai, fratello, non mollare! Comandante, qui non si vede nessuno e c'è una corrente spaventosa! Hanno riaperto il fuoco! State su! Dobbiamo ritirarci! Comandante! Volkin non ce la farà se continua a sanguinare in questo modo! Alla base! Ci vuole un'unità aerea! Buongiorno, signori. Comodi, prego. Veniamo subito al punto. Si aggiorni, ufficiale operativo. Dopo l'SOS, la Yamal ha chiuso le comunicazioni. Due gommoni del cacciatorpediniere ammiraglio Krylov hanno tentato una manovra di avvicinamento. Ma i pirati li hanno respinti a colpi di mitra. Uno dei soldati è gravemente ferito, un altro per ora è disperso. Il Krylov, una delle loro brillanti iniziative. Fate alzare in volo un elicottero a scopo di ricognizione. All'operativa, l'ascolto. Ho effettuato 5 giri di ricognizione, inizio adesso il sesto. Ho coperto un raggio di 5 miglia e mezzo. In prossimità della nave non ho nulla da segnalare. A bordo ho visto mitra e lanciagranate. Nessuna traccia che riconduca al soldato disperso. Basso. Ricevuto, rientri alla base. Krylov deve piazzarsi in questo punto. Voglio una relazione completa da una distanza di mezzo miglio. E contattate gli armatori della Yamal. Non ti serve più. Stammi a sentire, Russo. Questo mare è mio regno. L'unica legge da rispettare è la mia. E io non rendo conto che è Allah. Obbediscimi e forse ne uscirai. Di a equipaggio di arrendersi. Hai capito? Sì. Il capo sei tu. Apri le orecchie, cane schifoso. Se vuoi vivere, la tua unica possibilità è far arrendere l'equipaggio. Se non ci riesci, siete morti. Tu e loro. Hai capito bene, sporco bastardo? Conto fino a tre. No, aspetta. Sei stato chiaro. Però la pistola mettila giù. C'è un altro ostaggio. Chi sei? Come ti chiami? Rispondi. Mi senti? Avanti. Va bene.
Come ti sei ritrovato qui? È lungo da spiegare. E fai parte di quale nave? Dell'ammiraglio Krylov. Avete sentito? È della Krylov. Come ti chiami, soldato? Alexander. Vovka, lì fuori? Chi è Vovka? Uno dei nostri marinai. Se vi incontrate, datevi una mano a vicenda. Ora basta. Va al sodo. State a sentire. Se vi arrendete, il loro capo vi risparmierà. Per me i suoi ricatti se li può mettere in quel posto. Lo sa cos'è questa? Una metaniera, è chiaro? Basta sparare un solo colpo e saltiamo in aria. Gli era sfuggito? Sentito? C'è un carico di gas a bordo. Se aprite il fuoco, moriremo tutti. Le vostre armi sono inutili. Aminruska! La vostra nave si trova in acque somale. Vogliamo 20 milioni di dollari e la riavrete. Si sbaglia. Quelle sono acque internazionali, come le leggi che state violando. La sua bussola è guasta. La nostra politica non include trattative con dei criminali. Allora cominciate a scavare fosse. Abbiamo vostri marinai in ostaggio. Li ucciderò tutti. Le sue condizioni risulteranno inaccettabili per gli armatori. 20 milioni. Ecco mie condizioni. In contanti, entro 2 giorni. Non è possibile. Se non pagherete... All'alba dell'8 maggio i vostri uomini moriranno. Non c'è alcun rischio. Lei sta bluffando. A prua hanno piazzato un cecchino con armi automatiche. Poi ce ne sono 3 a mezzanave e altri 2 a poppa. Quei bastardi hanno studiato. Avranno trovato il manuale del perfetto pirata su internet. Ma il meglio è sul castello. Sai che cosa hanno? 2 mitragliatrici antiaeree. In effetti stanotte ci hanno fatti neri. Comandante, e se provassimo ad aprire il fuoco? Ce la possiamo fare, tireremo con assoluta precisione. Con tutti quei metri cubi di gas? Giusto, partiamo sconfitti. Come il suo amato Zenith. Pianta la mogila, qui non c'è da scherzare. Agli ordini, comandante. È un vero tifoso, lei. Captain Ruska, Alka Ken. Sei Vovka? Sì. Secondo te che cosa dobbiamo fare? Mantenere la calma. Non preoccuparti. Imaniamo. Vatarano in Antonio Markatan. No pistole, giusto? Abbiamo sempre coltelli. Krylov ha fatto rapporto. I pirati hanno ucciso un membro dell'equipaggio della metaniera. A quanto pare quell'individuo non bleffava. Forse è il caso di negoziare. Questi a te non servono, Vitek. Va al diavolo. Venga, dottore. Ecco. Come cedervi un pezzo di cuore. Ecco come passano la giornata i macchinisti. Giusto un sorso per ciascuno. E perché? Non ne hai altre, nonno? Per loro sono il nonno, per te, Alexei Petrovich. Io non la sprecherei. Ci può fare comodo per disinfettare. L'acqua invece, quella non la terrai di scorta. No.
Pazienza, i nostri staranno studiando un piano. E ci resta ancora un po' di autonomia. Ragazzi! Ehi! E quel soldato di prima? Sei ancora vivo? Sì. Ascolta, Bovka, lo hai visto? È stato ucciso. Assassini. Sono dei mostri. Se non uscite da lì, ammazzeranno anche me. Ci chiedi molto. Lei è il capitano della nave, vero? Allora sa cosa è giusto fare. Vai al punto. Deve solo pensarci su, capitano. Si lasci guidare da una potenza superiore. Bene, hai ragione. Ci rifletterò. Avete sentito? Ci rifletterà. Hai usato un linguaggio in codice. No, che dici? Gli ho detto di affidarsi a Dio. In Russia la gente di mare è molto credente, quindi... Vuoi provare a fregarmi? Ti resta un giorno. Javier, Babka! Muoviti! Maledette carogne. Quanti saranno? Le tre barche hanno una capienza di 45 persone. Ecco il capo. Amin Nur Barre. È uno dei più autorevoli signori della guerra somali. Ha vissuto anche all'estero. America, Italia. Poi è tornato in patria. Ed è diventato il leader di un grosso clan criminale. Capisco. Voi siete sicuri di non voler pagare? Per ora intendiamo aspettare. Se ci mostreremo fermi, si ritireranno. Come successe con quella nave americana. Adesso è diverso. Amin ha meno presa sui suoi uomini. È come una iena ferita. Combatterà fino alla morte. Signori, voglio ricordare ancora una volta in via ufficiale che la Yamal trasporta 150.000 metri cubi di gas. Non si può usare la forza. Ho capito dove vuole arrivare. È tutto chiaro. La vostra tattica è temporeggiare finché la patata bollente non passerà a qualcun altro. Ma là ci sono degli uomini. I nostri uomini. È così complicato da capire. Non intendiamo pagare. Fatemi parlare con il Krylov. Dov'è Tarasov? Sono qui, comandante. Capitano Tarasov, comandi. Parla l'ammiraglio Vaganov. Dai suoi ordini. Non ho che una domanda da porle. È in grado di prendere la Yamal? Sì, ammiraglio. Va bene. Abbiamo due giorni. Deve preparare il piano d'assalto. Signor, sì. Faccia in fretta. Siediti. Tieni. Ah, grazie. Ce l'hai quella cosa per mangiare? Cosa? Quella cosa per mangiare. Una forchetta? Sì, allora mi capisci. Da noi si dice... Se vivi in una terra abitata da guerci, cavati un occhio, puoi rimanerci. Non so come riuscite a trovarle comode. Con mani è molto più facile. Grazie mille. Scusate, il mio nome è Alexander. Puoi chiamarmi Sania, se vuoi. Sania. E tu come ti chiami?
No, aspetta, era una semplice domanda. Se non ti va di dirmelo, non fa niente. Kalash. Mio padre mi ha chiamato così in onore di fucile d'assalto. Capito? Kalash. Come Kalashnikov. Oh, sì, ho capito. È forte come nome. Capitano Ukolov, imbarcazione sconosciuta di piccole dimensioni, rilevamento 95 gradi, distanza stimata 2 miglia. Monitorate costantemente i suoi spostamenti. Si dirige verso la Yamal. Tarasov, si avvicini all'obiettivo, quindi lo ispezioni. Non ci voleva accidenti. Cosa ha visto, capitano? Guarda tu stesso. E Yesov. Porca miseria, ci mancava solo questa. Rimettiamo quei sacchi a bordo. Recuperare il carico! Sono il capitano Tarasov della Marina Russa. Tieni d'occhio la mia mano. Non vi avvicinate o spariamo. Stai rischiando grosso. Proviamo a parlare, ti conviene? I soldi li avete? Prima i soldi, poi le chiacchiere. Rilascia l'equipaggio. È la tua ultima occasione, Amin. Via dal mio mare! Attenzione! Queste acque sono il mio regno! Dovete sottostare alle mie regole! Le tue regole valgono nel tuo villaggio! Non certo qui! Per noi sei solo un ospite indesiderato! Stiamo arrivando! Yesov, resisti, non ti abbandoneremo! Giaci! La tua vita è solo una lacrima tra le ciglia di Allah. Vuoi che lui sbatta le palpebre? No. Allora non fare il furbo. Va dalla tua gente e falla uscire da lì. Amin, ma
già sbagliato. Poi rivedremo così. Scenda. Chiamali. Ho una sorpresa per loro. La vedi? Sì, sì, certo, la vedo. Se non escono subito da lì, farò saltare la porta. Ma così morirete anche voi? Ogni cosa è nelle mani di Allah. Ogni cosa. Ragazzi, il loro capo ha una bomba a mano! Ragazzi! Che fai, vigliacco? Levati di mezzo! No! Quello ci fa saltare tutti, imbecille! Non ci provare! Ma va al diavolo! Forza! Bravo, nonno! Allora? Qualcun altro vuole arrendersi? O no? Noi restiamo dove siamo! Bashir. Yedi nonka. Kadim hidgotka. Haye. Markasi mandu mattaba. Tangi agasta. Amin. Dalka inamu fakira ban. Inamu safira. Si ayinu usamainu. Dile meni. Wani ni shere. Marka mandu mattaba. Ma bahani nanu gano. Wani tegi dola ni gao peso haista. Hama. Kumna tegi mai. Mahan kusmana rusko. Mahonu kalit bibe. Haista yasha wantumi dola. Dunque, dove tengono le armi, lo sapevamo già. Invece questo ci serve. Qui e qui potrebbe esserci l'equipaggio. Già, portalo ai ragazzi. Devono studiarlo. Agli ordini. Qui non si spara, intesi? Loro quanti sono? Una quarantina. Dunque, vediamo. Possiamo entrare qui? 2 minuti a poppa e 15 sul castello. Mm-hmm. Non di più. Nel frattempo uccideranno sia noi che l'equipaggio. No, ce la possiamo fare. Il fuoco è escluso. L'aviazione non può darci alcun supporto. Possiamo solamente tentare e pregare. La sapevo tifoso, non credente. Non vi tornano i conti, soldati? Comodi, comodi. Coraggio, ditemi qual è il problema. Qual è il problema, comandante? Dobbiamo liberare una nave infestata da 40 pazzi fanatici, come se fossimo ancora nell'età della pietra, senza poter sparare. Comodo, comodo. Magna. Dai, vieni qui. Ti hanno fatto a strisce come un marinaio. Che vuoi farci? I miei uomini non accettano i rimproveri. Lei permette, Andrei Romanovic? Faccia pure, Vladimir Vasilevic. Forse sarebbe il caso di far lavorare un po' la nostra unità d'assalto sul posto, il soldato Yesov. Yesov? E come facciamo? Yesov conosce l'alfabeto Morse. Dai, sotto chi tocca! È l'apparecchio per la pressione di mia madre. Sonia, aspetta.
Io sto per partire, Olga. E allora? Tutto bene, ragazzi. Alla grande, eh? Andatevene! Via! Olga! Olga! Non ti sento! Olga! Parla più forte! Olga! Fermo, bello! Lei non ti aspetterà, lo sai! Hai sempre me! Ehi, ehi, ehi! Questa sì che è bella! Olga! A ricevere. Eccolo. È mio allievo. Presto, trasmetti. 6. Giorno 8, scatterà Blitz. In 6? No, ma come? Ah sì, Blitz, ore 6 del mattino. Devi creare diversivo. Non ho capito. Dice che non ha capito. Lo ripeto più lentamente. Dov'è? Avrà capito adesso. Se è un tuo allievo, presumiamo di sì. Diversivo è una parola. Forza, chiamali. Come state, signori? Niente chiacchiere. Alexandre, stai bene? Ascolta, soldato. Che ne è di quella potenza superiore? La nostra fede vacilla. Allora arrendetevi. Ormai è rimasto solo un giorno. Vi assicuro che sarete trattati bene. Troverete acqua da bere e cibo in abbondanza. Sarete salvi. Non abbiate paura. Le chiedo di rifletterci seriamente, capitano. Lo Spestaz ci assisterà. Lo so, e la mia fede è salda, però devi credermi. È una prova difficile e spero che la sua luce ci illumini presto. Siediti. Come
L'ho scritto. Non capisco. Lo Spetsnaz ci assisterà. Che vuol dire? Niente, è una frase augurale russa. Spetsnaz è uno dei tanti nomi di Dio. E se lo vuoi scrivere, almeno scrivilo correttamente. Questo ridammelo e non mi prendere più per culo, capito? Ehi, basta. Tientelo. Tu stai cercando di fregarci. Al capitano cosa hai detto? Te l'ho spiegato, certo che tu sei uno sveglio. Lo puoi dire forte, faccio anche musica. Sul serio? Ma non lo raccontare in giro. Non posso neanche ascoltare la musica. Haram. Proibito. Ah, capisco. Beh, ognuno ha i suoi segreti. Senti, potrei andare a prendere un po' d'acqua? D'accordo, ma fai fretta. Esercitazione, tutti in coperta! Sivzef, Shemardev, agli ordini. Al castello di Poppa uno, al castello l'altro, scattare! Avvistato! Stop! Scusi, vicecomandante, in teoria lei è già morto. Al rapporto, vicecomandante Mogila. Guarda, 31 minuti. Comandante, per gli uomini è il massimo. Durata totale 31 minuti. Per giunta due di voi erano ancora a poppa e uno a prua. O prendiamo subito le sovrastrutture e il ponte o verremo schiacciati come scarafaggi. È fondamentale. Sì, capitano. Però dubito che abbia senso esercitarci a bordo. A bordo di questa nave, perché la struttura della Yamal è molto diversa. Ricominciamo da capo. Ciao. Ciberussi squisiti. Molto buoni. E penso hanno anche un'altra qualità. Sono afrodisiaci. Davvero? Certo. Mi manda Kalash, devo portargli un po' d'acqua. Tu qui ne hai? Acqua. Grazie. Comandante, avrei bisogno di un favore. Se per caso io non dovessi farcela, vorrei che chiedesse a mia moglie di seppellirmi a Romanovka. Ci terrei veramente tanto. No, no. Smettila. Stai delirando. Shh.
Bravo, Fante, bella mossa! Dai, prima tu. Finalmente. Stavo per morire. Non è che ci porti anche il pranzo? È un po' di dolce! Finitela di fare gli idioti. Grazie infinite! Proprio quello che ci voleva. Tieni, nonno. Ecco. Non ci rimane che aspettare. Alle 6 ci sarà un blitz. Oh, sì. Alle 6 del mattino. Dice di stare allerta. Ehi, dove sei stato? Non hai preso acqua. Perché ci hai messo tanto? L'ho anche finita. E tu invece che stai facendo qui? Ascolti musica? Sì. Che ti piace? Loro. Forti. Io di più. Sono un rapper. Ma dai, grande, bravo. Allora mi fai sentire qualcosa? Sì, certo, sono il migliore. Beh? Sania, facciamo così. Io non ho visto tua acqua e tu non hai sentito i miei CD. Ok, è andata. La Krylov si è messa in contatto con il Fante tenuto in ostaggio. Durante l'avvicinamento lui creerà un diversivo. L'attacco avverrà alle 6 del mattino. Verrà sferrato da 8 membri della fanteria di Marina, esperti nel combattimento corpo a corpo. È preventivato l'utilizzo di armi bianche. E se i pirati aprissero il fuoco? Vorrei chiarire un punto, signori. Il rischio di esplosione è legato alla concentrazione di gas nell'aria, che aumenterebbe in seguito a perdite da microfratture. Ma le pareti delle cisterne hanno una struttura che permette loro di superare indenni l'impatto con i proiettili. Mi sbaglio, forse? No, lei ha ragione. Però se un colpo d'arma da fuoco si combinasse con una perdita di gas, la nave salterebbe in aria. Abbiate pazienza. Amin ci ha dato 2 giorni. Il suo ultimatum scade oggi. A questo cosa rispondete, signori? La posizione della società armatrice è esplicita. Facendo concessioni a dei criminali, creeremmo un precedente. E per qualunque altra nave russa. Da questo momento in poi, i rischi raddoppierebbero. Ammiraglio Vaganov, se opterete per un'azione di forza, a nome della compagnia che rappresento non posso che augurarvi buona fortuna. Bene, capisco. In conclusione, la grana la scaricate su di noi. Obiettivo: liberazione dell'equipaggio. Tipologia di azione prescelta: assalto. Avvicinamento: subacqueo. Mete principali: prua. Lato di dritta, lato di sinistra. Ricorso ad armi da fuoco: categoricamente vietato. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu al-Mahmud. Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Omar. Amin, wai. Fadlan, Amin. Bashir. Ini dia agak bobe. Jadi buat hukum itu lah. Fadlan, Amin. Amin, naya. Yes!
الحمد لله هو هيك باي الله لا اله الا الله امر احمد رسول الله انا لله وانا لله راجعون Eravate molto amici. Eravamo fratelli. Chuchi, papante, ni manya umendo, wanta chiri dona. Sono impazziti. Dio mio, ma così salteremo in aria. Omar era come un padre per me. Diceva che nella vita bisogna sapere essere coraggiosi. Ci siamo arruolati con Amin, con l'idea di fare un po' di soldi e andarcene poi all'estero. Ma da qui non c'è via d'uscita. Quando si è reso conto di dove eravamo capitati, Omar ha cominciato a bere e non ha più smesso. Come farò adesso? La valvola. Sì. In riga. Forza, forza. Serrate. Attenti. Riposo. Riposo. Capitano Tarasov. Ragazzi, massimo silenzio. Come nelle esercitazioni, ricordate? Vi voglio invisibili. Solo come loro. Voglio solo fare musica, come Kinan, quello di Waving Flag. Alle 6 precise, i miei compagni attaccheranno la nave.
Devo creare un diversivo. E io, fratello, ti darò una mano. Ci siamo, preparatevi. Siamo nelle mani di Yezhov. È molto fredda la neve. Sì, certo, è fredda. È di un bianco abbagliante. E le vostre prigioni sono fredde? Non ne ho idea, perché? Conoscevo un ragazzo che è stato in prigione in Olanda. È stata la sua fortuna. Gli hanno dato la cittadinanza dopo. Vorrei tanto finire in una prigione russa. Per l'ultima volta, il gruppo di Mogila da prua. Kolich, voi a dritta, noi a sinistra. Il piano è chiaro, non resta che attuarlo. Domande? Non avete nessun dubbio? Allora che Dio ci protegga. Almeno dammi il coltello, vedrò di farmelo bastare, ok? Grazie, amico mio. Amin! Che state combinando? Volevo sgranchirmi un po' e questo non mi molla un istante. Gemma, devi ucciderlo. Ma non adesso. All'alba, così gli altri lo vedranno. Meno 10 minuti. Ho perso il collegamento con l'unità. È il sistema che si aggiorna. Giusto. Eccomi. 10 minuti all'assalto. Ormai ci siamo. Molto bene. Fatto loro quelle carogne. Prendetene uno a testa. È troppo leggero. Meglio che starsene a mani vuote, no? Ben detto. Ehi! Yusuf! Hassan! Abdulrahman! Medelo, Ronasso. Wadso Dedicti. Mansechan. Orishkina. Il gruppo d'assalto è in posizione. Coraggio, Tarasov. Faccia onore alla fanteria di Marina. Visto, russi? Dovevate arrendervi. Vivete gli ultimi momenti delle vostre misere vite. Ti sbagli. Siamo pronti a lottare fino alla morte. Preparati, Russo. No, aspetta.
Prima vorrei fumare. Ce l'hai una sigaretta? Mi dispiace. Non ti posso accontentare. Il gas? Sorridi, non capisco perché. Che diavolo hai da sorridere? Quando verranno i nostri, per tutti voi si metterà veramente male. Che vengano. Voi andrete all'inferno. Noi di fronte ad Allah. Inshallah. Complimenti, Fante Yesov, un vero artista del diversivo. The black sky, silent tears fell down. Cause my brother was not like you. Wonder and ask why he ain't here now. Cause my brother was not like you. Never drink no Coca-Cola or played baseball. Just listen to Tupac, but didn't know why at all. He was cool and I knew what he'd do. Cause it's true, so I am telling you that ain't too many. When he went to the sun like anybody else, when he set up the crown and he... up into the sky, when they killed him. Sono arrivati. Siamo in ballo e balleremo. Li dobbiamo aiutare. Nonno! Comandi! Accendiamo i motori! Signor sì, accensione, motore principale! Colia! Agli ordini! Siete pazzi! Dimentica il riff, tu cosa preferisci? Tentare la sorte o crepare? Soldato, l'assalto è finito. Non ancora, crede che sia una passeggiata. Okolov, mi ragguagli, che succede? Ora Amin va verso la plancia di comando. Il gruppo d'assalto? Si trova a bordo, tutto secondo i piani. Mi tenga aggiornato. Agli ordini. Amin!
Nidar wahawu kuerbidona eho. Kebir wahawu kuerbidona ilhen. Wahawu kusindona dider haku ne. Kalash, manu alate. Pura vodka. Kalawan kusindona haida. Ahsan warab yoho. Ahsan dundoto yoho. Nsi kalash. Wahafu din da warai nahabu. Non vi muovete da qui, sarà un massacro. Ma rischiamo di saltare in aria. Che facciamo? Marinai, non posso decidere per voi, ma io per me ho deciso. Mi batterò. Vi aspettiamo, ragazzi. Andiamo! Meglio combattere che morire come topi. Sani, ho fatto tutto quello che potevo. Kalash. Ma sì, del Kalash. Ma quanto, vieni a salsa ibarra? Ecco. Andiamo a cantare, dai, in cucina. Seguitemi, marinai! Unità 2. Vieni avanti. Equipaggio in coperta. Unità 3 in supporto. Agli ordini, capitano. Unità 2, procedere. Ricevuto. È in coperta. Riesce a vedere Tarasov? No, è in corso uno scontro all'arma bianca. Tenetevi pronti ad evacuare d'emergenza l'equipaggio. Okay.
guardi. All'attacco! Ha superato il riff. Previsioni? Tutto procede secondo i piani, ammiraglio. Molto bene. Per te è finita. Non ancora. Non ti illudere di aver vinto. No! Siete spacciati! Allah Akbar! Dai, andiamo. Ammiraglio, le annuncio che la Yamal è libera. L'operazione è durata 22 minuti. Peccato che non sia la giornata della Marina. Però è la giornata della vittoria. Fate piano. Coraggio. Lì c'è spazio. Presto. Facciamo. Piano. Così, così. Piano. Sdraiati. Tutto bene. Siamo liberi. Ce l'hai fatta. Stai bene? Sì, e lei? Sono vivo. Complimenti, eroe. Ti sei dato da fare, eh? Altro che... Kalash! In piedi, avanti! Camminare, veloci, datevi una mossa! Kalash, ok, tranquillo. Ci vuole un dottore, immediatamente! Allora, bello,
piaciuto il mio freestyle? Sei stato grande, sul serio. Sono un rapper forte, vero? Scherzi, tu sei una bomba, sei il migliore. Sonia, dimmi. È duo. Perché? Che cos'è? Ah, sì, come no. Tienilo per ricordo. Ok. Dai, tra poco arriva il dottore, eh? Kalash. Ehi, 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 ehi. Che Dio le accolga. Amen. Riposo. Capitano, un attimo solo. Che c'è? Mi scusi. Ehi, per favore, aspetta. I prigionieri vanno rilasciati. Le leggi internazionali non ne prevedono l'arresto. Ma questa è una follia, capitano. Hanno ucciso i nostri uomini. Non mi rompa l'anima, Tarasov. Non siamo noi a deciderlo. Date loro acqua e delle provviste e metteteli in mare. Basta che si tolgano dai piedi. Agli ordini, comandante. Puoi andare. Mogila. Caricateli sulla scialuppa. Date loro da bere e da mangiare. Dai, Ticon. Agli ordini. Prepararsi a calare la scialuppa! Capitano, come sarebbe? Davvero li lasciamo andare? C'è una lacuna nelle leggi antipirateria. Ma come? Follie burocratiche. Cosa state aspettando? Vi è andata bene. Fate presto avanti, non abbiamo mica tutto il giorno. Vi è andata di lusso, tutti a casa. Fortunati, musineri. Portano a casa le chiappe e ciao. Comandante, dei pirati non c'è più traccia. Pensa che siano affondati. Sono scomparsi dal radar. Succede. C'è anche Yesov. È tornato. Eccoti qua, ci sei mancato. Murat. Anche voi. Accendi la TV. Ma è già cominciato. Un equipaggio davvero coraggioso. Quasi quanto il soldato Alexander Yesov, che da solo ha aiutato un gruppo.
Ma perché si deve indossare per forza dalla testa? Sono solo superstizioni. Ha avuto paura quando era ostaggio dei malviventi? Beh, sì, naturalmente. Ma cercavo di non pensarci. Ascolti, potrei fare un saluto? Sì, certo. Olga, io non so neanche se mi stai guardando ora. Scusami, mi sono comportato da idiota. Io ti amo da morire. Ti amo con tutto me stesso, quindi aspettami. Tanto sto per tornare. È vero, te lo giuro. Olga, che fai? Perché non sei ancora pronta? Roman! Ma che combini? Roman, siamo già in ritardo. Senti, arriviamo la macchina subito, sarà però qui tu a momenti. Aspettaci fuori, capito? A dopo. Fatemi passare. Olga, che c'è? Non lo so neanch'io. Però ho capito che questo sarebbe uno sbaglio. How you look next to me. I see you smile, I see you wave, but not at me, so I have to behave. This is